La candidatura di Constabile Spinelli a sindaco di Agropoli per le prossime amministrative del 2022 non è ufficiale, ma ufficiosa. Nel programma Cilento Focus dell'emittente TV Cilento Channel, l'ex sindaco di Castellabate non nega l'interesse per questo obiettivo. Non sono insensibile alle problematiche del Cilento, ha detto Spinelli, e non posso negare che un gruppo di amici mi hanno sollecitato alla candidatura per Agropoli. Ma soprattutto mi fa piacere che la spinta arriva dalla gente comune che mi sollecita quando la incontro. In chiusura del programma, Constabile Spinelli ha rinviato la discussione dell'argomento ad una prossima ed imminente occasione. Qualche rumors, insomma, è circolato rispetto alla ipotetica tua candidatura. Vuoi smentire, vuoi davanti alle nostre telecamere confermare? Dimmi tu, perché lo sai, è un discorso, un ragionamento che facciamo volentieri con l'amico Constabile Spinelli, perché oltre a rispettarlo come politico, come persona, insomma, c'è un'amicizia che ci lega da tempo. Questo lo dico e l'ho sempre detto da sempre. No, ma non sfuggo, Gianni, alla domanda, e non sfuggo al tema che è inevitabile, che insomma tu da giornalista avresti sottoposto. No, non sfuggo a questa cosa. Ne abbiamo parlato prima, guarda, l'importanza, i servizi, ormai il nostro territorio è un territorio importante, vasto, insomma, che è in crescita. E quindi a livello è evidente che insomma, parlare dei problemi del Cilento significa indirettamente parlare anche dei problemi di Agropoli, come parlare dei problemi magari del comprensorio, e questo non mi lascia insensibile, insomma, credo di averlo, insomma, dimostrato, ma mi appartiene come sensibilità. E poi per quanto riguarda questo discorso, sì, se ne sta parlando, non posso negare, ci sono un gruppo di amici che, insomma, con i quali si sta portando avanti dei discorsi. Però voglio dire una cosa che a me piace particolarmente e che mi tocca di più, che oltre quella degli addetti ai lavori, io, insomma, incontro tante persone, gente comune, gente, insomma, che mi chiede, che mi stimola, che mi, insomma, non dico spinge, ma che mi, insomma, fa la domanda e chiede, è curiosa e vuol sapere. Ecco, questo è un segnale credo bello, perché partecipa, perché è appassionato, perché, insomma, viene anche in qualche modo dalla gente comune, che credo che quello che poi alla fine debba essere messo al primo posto e va considerato di più. Certamente è un tema sul quale si sta discutendo, e credo che nelle prossime settimane sicuramente torneremo.